Hola chicos, bentornati. Oggi volevo parlarvi del Blubo S1, uno dei tanti telefoni cloni, diciamo, del Mi Mix che è uscito ultimamente. Parliamo, oltre che di un design apprezzabile, anche di una scheda tecnica tutto sommato onesta, almeno sulla carta. Abbiamo un sacco di buoni propositi, ma andiamo a vedere se poi nella vita di tutti i giorni questi propositi vengono rispettati oppure meno. La qualità costruttiva è discreta, abbiamo vetro sia davanti che sul retro, anche se non saprei dirvi se sia realmente un Gorilla Glass 4. Non ho subito comunque nessun micrograffio in questo periodo di prova. Il frame mi dà una buona sensazione in mano, ma in alcune parti la verniciatura non mi è sembrata perfetta, soprattutto nella parte inferiore vicino alla Type-C e allo speaker. I tasti power e volume non sono in metallo, ma restituiscono comunque un buon feeling. Il display è da 5 pollici e mezzo, è un Full HD IPS e viene risaltato dal fatto di avere su tre lati dei bordi davvero ristretti. La qualità del pannello in sé non è male, la luminosità è buona, anche se sotto al sole il vetro è un po' riflettente. I neri ovviamente non sono assoluti, ma ho visto di peggio. L'unica nota stonata di questo pannello è il digitalizzatore, che soprattutto verso gli esterni spesso si perde qualche tocco e alla lunga può diventare davvero frustrante. Sempre rimanendo sul fronte troviamo il lettore di impronte a sfioramento che funziona anche come tasto soft touch per tornare indietro o per abilitare una funzione con la pressione. Per esempio io ci ho inserito il multitasking in modo da rimuovere gli orrendi tasti a schermo. Il fingerprint poi praticamente non sbaglia mai un colpo, anche se registrate l'impronta solamente una volta, peccato che non sia molto veloce. Lato hardware mi aspettavo davvero molto peggio da questo Blubo, infatti abbiamo un Helio P20 a 16 nm con 4 GB di RAM DDR4 in dual channel e 64 GB di ROM eMMC formata X4. Nella realtà invece non ho avuto praticamente quasi nessun lag o crash strani. Il telefono è stato sempre reattivo, anche se non fulmino in tutte le occasioni, però non ha mai scaldato, cosa che non mi aspettavo da un cinesone con chip MediaTek. Il collo di bottiglia comunque c'è ed è la GPU, una Mali-T880MP2 che non sta sempre al passo con le variazioni pesanti, quale può essere un gioco o una stabilizzazione di Google Photo o qualcosa del genere. In Asphalt 8 infatti ho notato un frame rate non sempre stabile, mentre in altri giochi come Mortal Kombat nulla da segnalare. Un appunto sul software, che è il classico Android Stock, è basato su Android 7.0 con le patch di luglio 2017 e le uniche personalizzazioni inserite a Blubo sono delle gesture, per esempio lo screenshot con tre dita, quelle del sensore di impronte e un launcher abbastanza brutto che ho prontamente rimosso. Da segnalare il fatto poi che sia già uscito un aggiornamento bugfix e spero che anche in futuro il telefono continui ad essere aggiornato, essendo anche ad oggi il telefono di punta della casa cinese. Ultimo appunto poi sul software è sulla suite di app Stock MediaTek che ho rimpiazzato con varie applicazioni come Messaggi, Footage Camera o OnePlus Camera, Galleria OnePlus, Parrot e Retro Music. Avevo buone aspettative sul comparto multimediale, sarà per il display o per l'audio che veniva saltato da Blubo, ma alla fine ho scoperto essere nulla di eccezionale. In esterna il vetro riflettente non sempre aiuta con la visione di filmati e l'audio non è dei più potenti, anche se è possibile effettuare delle modifiche tramite l'equalizzatore preinstallato nella ROM. Non è ovviamente presente alcun DAC o quant'altro, ma giusto quello predefinito nel chip MediaTek, quindi nulla di qualitativamente eccezionale. Ed eccoci all'ambito che più di tutti mi ha deluso, la fotocamera. Parliamo di una camera frontale, infatti da 2 megapixel tipo, anche se f1.8 è davvero scrausa. La posteriore invece è una Sony da 13 megapixel e da quello che ho capito doveva essere un IMX214, anche se realmente dai test che ho fatto io risulta più essere un IMX135. I video sono girati a massimo 1080p e non sono comunque niente di che. Manca la stabilizzazione, spesso sfasa l'esposizione e perdite di focus sono non frequenti ma occasionali. Ah, non ho parlato del secondo sensore posteriore perché credo sia fake, infatti non viene rilevato dai programmi, dalle informazioni degli scatti non ho trovato informazioni riguardo, e anche se facciamo delle prove con la modalità bokeh notiamo come sia solamente un cerchio a fuoco col resto sfocato e è inutile poi soffermarsi per esempio sullo scatto in bianco e nero dato che è solamente il classico filtro dell'app MediaTek.
Parlando di connettività, qui lo smartphone si riprende senz'altro, il wifi non si è mai bloccato e anche in dual sim ha funzionato davvero bene. È presente inoltre la banda 20 sia sulla SIM 1 che sulla SIM 2. E il GPS incredibilmente effettua il fix in tempi record e anche durante la navigazione non ha glitch o bug vari che ho spesso riscontrato con telefoni MediaTek. La qualità della chiamata infine è buona, anche se credo manchi un sensore di prossimità, cosa alquanto scomoda nel 2017, dato che dovete bloccare a volte manualmente lo schermo, a volte si blocca da solo, non ho capito come funziona davvero. La batteria poi è da 3500 mAh, è davvero sorprendente, anche aiutata forse dalle temperature che, come avevamo detto prima, non sono altissime. Sono riuscito ad arrivare infatti ogni giorno a notte senza mai avere durante il giorno l'ansia di dover ricaricare il telefono. Il Blubo S1 è sicuramente un telefono che non ti lascia deluso, come abbiamo visto ha un buon design, delle prestazioni accettabili, un software stabile e un'autonomia degna. È impossibile candidarlo a Best Buy anche se un prezzo si aggira sui 140€, perché paragonato a telefoni come Redmi Note 4 è difficile gareggiare in questa fascia di prezzo, ma sicuramente è qualcosa di diverso e migliore rispetto ai tantissimi che ne sono disponibili. È davvero un peccato che il comparto fotografico sia davvero indietro rispetto al resto del telefono, io 20€ in più gliel'avrei date per un comparto foto e video degno. E voi invece cosa ne pensate di questo Blubo? Fatemelo sapere nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!